nel nostro essere grandi facciamo alcune cose ripetitive, le facciamo perché ci sono state insegnate, non lo abbiamo avuto per dono soprannaturale, no? E allora anche la Chiesa, quando si va a catechismo, ci consiglia che il buon cristiano almeno ordinariamente ha dei tempi di preghiera. Quali sono questi tempi di preghiera ordinari? Cioè significa che se li fai, non fai niente di così eroico. Cioè sei normale, se non li fai non lo sei. Quindi il paragone dovrebbe diventare chiaro, no? Allora, preghiera al mattino appena che ti svegli, per ringraziare il Signore che hai dinanzi, che ti mette dinanzi un tempo, un'altra giornata, una giornata per fare del bene, ovviamente, no? Da vivere, non da stare da vivere, è un dono, la vita, un tempo, è un dono. Poi ti chiede di pregare prima dei pasti, per ringraziare il Signore che mangi, e ringraziare soprattutto, dire grazie e quindi affidare al Signore tutti coloro grazie al quale, no, la provvidenza di Dio ha agito per arrivare a saziarti. I genitori, il fatto che sia un lavoro, saranno i benefattori per noi religiosi, eccetera, no? E quindi all'inizio e alla fine dei pasti, la preghiera di ringraziamento e di benedizione, la preghiera prima di iniziare e dopo, prima di terminare le attività di lavoro. Dobbiamo ringraziare il Signore se abbiamo la possibilità di lavorare, e per far sì che il lavoro sia onesto, dignitoso, che sia un lavoro benedetto da Dio, lo affidiamo alla preghiera. Ecco perché il buon cristiano prega prima di iniziare a lavorare, e quando termina, termina con la preghiera, affidando tutto quello che è stato il suo lavoro nelle mani del Signore, che lo farà fruttificare. E dopodiché io cesso quello che è il tempo del lavoro, perché inizio un altro tempo, che può essere il tempo del viaggio. E allora la Chiesa mi dice: prega prima di intraprendere un viaggio e prega quando è terminato il viaggio. E poi prega prima di iniziare una qualunque altra attività e quando tu concludi quell'attività. Vedete, nell'arco, no, della giornata, quanti tempi di preghiera fissi un buon cristiano ha. Preghiamo? Se non lo facciamo, allora, è inutile dire non ho fatto, non ho ammazzato, non ho rubato, non ho fatto niente, no, eccetera. Che senso ha? Che senso ha, no? E allora, come ci sono i tempi della preghiera, tempi ordinari, no? Che devono essere ordinati perché la nostra vita è un susseguirsi di tempi diversi, così anche l'esame di coscienza è un tempo che la Chiesa mi chiede di prendermi proprio per affinare la mia coscienza di peccato e abbandonare quel senso di colpa per il peccato che a volte tormenta le anime, loro malgrado. Allora, come prendere distanza da ciò che non si è, dal peccato che non ci appartiene, proprio perché non possiamo noi definirci né sbagliati e né essere il peccato che facciamo? E allora prendere distanza dal nostro peccato lo si può fare iniziando a chiamare il peccato con il suo nome. In questo consiste l'esame di coscienza.
chiamare il peccato con il suo nome, perché il peccato va guardato in faccia e va guardato in faccia senza paura, senza vergogna. Abbiamo detto che il Signore permette anche il peccato. Perché il Signore permette il peccato? Che permettere non significa che vuole che pecchiamo. È che il Signore a volte non impedisce al peccato di arrecare il danno che il peccato fa. Dobbiamo capire perché. Sant'Agostino diceva che se il Signore, se il demonio conoscesse il bene che il Signore trae dalla tentazione che il demonio produce, fa verso gli uomini, il demonio cesserebbe di tentare l'uomo. E allora, a volte, pur non volendo il peccato, il Signore permette che l'uomo pecchi. Perché? Al di là del discorso del libero arbitrio, no? Noi dal peccato possiamo avere due aspetti positivi. Il primo aspetto è che il peccato ci svela quella che è la nostra debolezza. Il secondo aspetto positivo che possiamo trarre dal nostro peccato è incentivare una maggiore confidenza nel Signore. Ecco, vedete, ricavare il bene anche dal male. Allora, se il Signore permette che, quindi rispettando la nostra libertà, permette che facciamo il peccato, questo avviene perché noi possiamo trarre dal nostro errore, dal nostro peccato, dal nostro non cogliere l'obiettivo del desiderio che abbiamo nel cuore, per avere una maggiore conoscenza di noi stessi, una maggiore coscienza della nostra verità, e quindi svelando e rivelando il nostro punto debole, laddove maggiormente possiamo essere attaccati e feriti, noi possiamo incentivare una maggiore confidenza in Lui. D'altronde, care sorelle e cari fratelli, noi ci troviamo a essere come bambini, quei bambini che imparano a camminare, e se ci riflettiamo bene, quando è che un bambino realmente impara a camminare? Quando i genitori accettano la possibilità anche di vedere i loro figli cadere a terra, a volte anche farsi male. Certo, un genitore non vuole che un figlio si faccia male, ma per arrivare a trovare il proprio equilibrio, no? Allora è nello sviluppo, no? Di questo apprendimento del camminare, è anche prevista la possibilità che si possa cadere. E allora, vedete, Dio, come fa ogni genitore, crede nella possibilità che hanno i figli di imparare a camminare. Dio crede che anche noi abbiamo la possibilità di diventare santi, cioè di aspirare alla sua stessa santità. D'altronde è un comando che ci ha dato il Signore, e Dio crede che noi siamo in grado di sostenere questo combattimento spirituale nei confronti del peccato e nei confronti del demonio. Pertanto, questo nostro cadere
dobbiamo vederlo, no, nella prospettiva positiva. Non dobbiamo guardare al peccato soltanto nel suo aspetto negativo, ma guardiamo anche al peccato come l'occasione che ci viene data per diventare migliori, certamente non per peccare, per diventare migliori, per avere una nostra autonomia di libertà vera e per arrivare, no, alle grandi mete spirituali. Tutta la nostra vita si svolge sotto lo sguardo attento di Dio, nulla sfugge a Lui. Ecco perché alla fine anche il dolore nei confronti del peccato diventa un dolore più forte, perché le nostre azioni sono sempre davanti agli occhi di Dio, e quindi sapere che la nostra debolezza è stata una debolezza che non ha considerato lo sguardo di Dio. Pensate a quanti peccati commessi, no, in piena avvertenza di questo, di questa nostra volontà di perseguire ciò che è sbagliato. No, certo, non parlo del peccato, no, che avviene nostro malgrado, no? Parlo proprio di quel peccato che a volte diventa anche pianificato nella nostra vita. E allora è ancora più doloroso avere questa coscienza di peccato, perché sappiamo, no, che la nostra vita si svolge, no, sotto l'attento sguardo di Dio. In questa circostanza mi viene in mente un aneddoto di Sant'Antonio Abate, visto che stiamo ormai prossimi al giorno della sua festa. Sant'Atanasio ci fa conoscere che un giorno Sant'Antonio fu vessato dal demonio in un modo orribile. Praticamente per tutta la notte dovette subire i suoi attacchi violenti, tanto che lo sbatteva per terra, gli tirava i capelli, lo prendeva a schiaffi, e questo andò avanti per tutta la notte. Poi, quando alla luce del giorno il primo raggio entrò nel sepolcro di Sant'Antonio Abate, no, lui era rifugiato nei sepolcri, no, era il suo eremo, allora il diavolo immediatamente scomparve e Antonio si ritrovò mezzo morto per terra, e allora con uno sguardo, rivolse lo sguardo verso l'ingresso del sepolcro in alto, vide Gesù che lo guardava e rideva. E allora Sant'Antonio gli disse, dice: Signore, ma questa notte tu dove sei stato? E Gesù gli rispose, dice: Antonio, io questa notte non mi sono mai mosso da qua. Ho visto come combattevi, ho visto che combattevi bene e quindi ti ho lasciato combattere. Ecco, una risposta a questa di Gesù che ci fa capire come per chi ha intrapreso il percorso spirituale, quindi per chi si trova, no, in questo orizzonte di perfezionamento della vita, della vita dell'anima, allora anche il peccato, no, diventa l'occasione per rendersi forti. E allora Dio permette anche
Il nostro combattimento permette che lo facciamo da soli, permette anche di soccombere, no? Non mortalmente chiaramente, no? Ecco, ma di soccombere con sofferenza, no? In questa lotta, in questa battaglia col male, proprio perché il Signore vuole che impariamo a camminare, che ci rafforziamo sempre di più, no? Allora, ecco l'esempio, no? Dell'agire di Dio che è come l'agire di un genitore. Certo, un padre non gioisce nel vedere un figlio cadere, non aspetta di ridergli in faccia a motivo di questa sua deficienza nel camminare, ma al contrario, pur dispiacendosi dell'accaduta, lo incoraggia ad iniziare di nuovo, a non demordere, a non sfiduciarsi, a non arrendersi. Questa è la prospettiva con cui noi dobbiamo vedere l'approccio alla confessione. Non è un andare a vomitare lo stesso peccato, no? Perché non è mai lo stesso il peccato che confessiamo. Può essere chiamato nello stesso modo, allo stesso modo, ma non è lo stesso peccato di ieri, quello che faccio oggi, perché quello di oggi è ancora più grave di quello di ieri, perché a quello di ieri mancava tutta la grazia che il Signore ci ha dato, no, nell'ultima confessione, e anche mancava l'esperienza che abbiamo maturato in questa giornata che ci distanzia dall'ultima confessione. Quindi dobbiamo in qualche modo, se vogliamo essere uomini positivi nonostante il male, dobbiamo ricordarci che dietro ad ogni nostro peccato, anche quello più brutto che possa accadere, si manifesta sempre. Sempre anche la tenerezza di Dio, che non vuole la nostra rovina, non vuole la nostra dannazione, non vuole il nostro fallimento, ma bensì vuole la nostra gioia e la nostra salvezza. Pertanto, più forte della caduta nel peccato deve essere la nostra volontà di rialzarci dal peccato che commettiamo. Quindi incentivare la nostra buona volontà, i nostri buoni propositi, perché è nel rialzarci che sperimentiamo la dolcezza della misericordia di Dio, così come avviene nel bambino che scopre la forza, l'amore, la tenerezza nell'abbraccio del padre e della madre proprio quando cade, proprio quando sta male. Allora, anche noi, quando cadiamo, guardiamo a quello che realmente spiritualmente succede. Noi cadiamo nel peccato, ma da quel momento il Signore si precipita al nostro capezzale spirituale. Si precipita e subito, immediatamente vuole risollevarci da terra, vuole stringerci a sé, vuole consolarci con abbracci, carezze e baci. Tutto questo noi lo sperimentiamo proprio nella confessione. La confessione è l'abbraccio che riceviamo dal Signore nelle nostre cadute, nelle nostre sofferenze, nelle nostre miserie. Quindi non può essere una esperienza negativa quella della confessione, bensì è l'esperienza più bella che il cristiano fa, e più scopre la bellezza della tenerezza e della misericordia di Dio proprio quando emerge la nostra miseria,
tanto più il discepolo diventa innamorato della confessione. Ricordiamoci Santa Caterina da Siena, che arrivava a confessarsi anche 7-8 volte al giorno. E perché il gusto di il gusto della perfezione, no, era quello che maggiormente la spingeva a combattere il peccato. Quindi è quello che maturerà nella coscienza del discepolo col tempo. Cioè, non mi vado più a confessare per sentirmi coccolato dal peccato, dalla ferita che il peccato ha combinato in me. La consolazione e la gioia e la felicità che poi sperimenteremo nella confessione strada facendo sarà quella, no, di renderci coscienti, no, di questa di questo stato di grazia che il Signore costruisce in noi confessione dopo confessione. Quindi non è più la gioia, no, del bambino, diventa la gioia dell'adulto. Perché il rischio poi alla fine, no, di viziarci in questo c'è sempre, così come sta nel bambino. No? Non si può pensare di arrivare a cadere, di desiderare di cadere per sentire l'abbraccio dei propri genitori. Quell'abbraccio era finalizzato a una cura che mirava a imparare a camminare. Quando un bambino poi smarisce il senso di quelle cadute e vuole essere soltanto coccolato dai genitori, un buon genitore lo lascia a terra, lo lascia anche piangere, perché quel figlio si è istruito sull'importanza del camminare. Perché quando avrà imparato a camminare, scoprirà una gioia più grande di quella consolazione che riceve. E qual è questa gioia più grande che scoprirà? La sua libertà di muoversi e la sua libertà di gettarsi da solo tra le braccia del padre e della madre per ricevere la stessa tenerezza, lo stesso abbraccio, non perché è caduto, ma semplicemente perché esprime tutto il suo affetto e riceve tutto l'affetto dei propri genitori. Così è anche il nostro rapporto con il Signore. E allora quando il bambino scoprirà che non c'è bisogno di farsi del male per provare la tenerezza dei genitori, allora quel bambino sarà un bambino cresciuto e può godere di quella tenerezza quando vuole. Ecco, con la confessione sacramentale, il cristiano, no, riceve la consolazione del Signore, scopre la tenerezza del Signore, ma confessione dopo confessione il cristiano cresce, matura nella sua libertà, fortifica la sua volontà, in pratica guarisce giorno dopo giorno dalle ferite che il peccato produce. Così cessa il dolore per sperimentare quello che la confessione promette, cioè la pace. Allora, quando un discepolo comprende l'importanza di confessarsi, allora deve fare il passo successivo. E il passo successivo è imparare a confessarsi bene, perché non basta confessarsi, occorre confessarsi bene. Come fare una buona confessione? Come avviene la dinamica di una buona confessione? E quanto vi dirò nella prossima catechesi, anche perché
il tempo corre, quindi abbiamo già esaurito tutto il nostro tempo a disposizione. E allora, ecco, la prossima catechesi, no? Io ve l'avevo detto che erano due parti la catechesi sulla confessione. E allora, la prossima catechesi, cercherò di istruirvi su come fare una buona confessione, darvi, no, degli orientamenti, delle coordinate per poter giungere a far sì che una confessione sia buona, perché solo una buona confessione sarà utile alla nostra vita spirituale. Una cattiva confessione ci danneggia, non ci fa camminare, non ci fa maturare e non ci fa procedere nel nostro percorso di avvicinamento a quella stanza centrale dove il Signore Gesù ci attende per restare con noi per sempre e dove appunto l'anima riceve nel Signore quella pace che diventerà anticipo di quella pace eterna a cui l'uomo anela e che verrà data, no, soltanto dopo la morte. Va bene, allora ci sentiamo nella prossima catechesi. Ringrazio della vostra pazienza, no, nell'ascoltarmi e mi auguro che questo nostro percorso possa esservi di qualche aiuto. Grazie e arrivederci alla prossima.